Nuova puntata, nuova fermata di posta per questo viaggio allegorico sulle rotte del nostro Trans Europe Express. Grande musica italiana, come sempre, scelta e selezionata per voi in collaborazione con il MEI di Faenza. Trans Europe Express, ve lo ricordo, come sempre, lo trovate anche su Instagram, un diario di bordo digitale da seguire, condividere, perché no. Scrivetemi e suggeritemi la vostra musica. Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che questa volta si regala e vi regala una tappa dentro cui esplode una vista mozzafiato sul tempo e sulla vita che abbiamo oggi. Sono due amici, ma anche due artisti soprattutto, due penne delicatissime, sensibili, che hanno saputo regalare tanto, ma proprio tanto, al mio tempo. Primo ospite, abruzzese come me, cantautore partigiano, attivista della penna, denso di un pregiato pop d'autore assai classico e molto elegante. Diverse le pubblicazioni a suo carico, davvero un racconto di vita quello che andiamo a fare, perché sono comunque interviste e biografie davvero difficili da contenere in pochi minuti di conversazione. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, a Trans Europe Express con noi c'è Alfredo Scogna. Ciao Alfredo. Ciao Paolo, che piacere sentirti. Essere intervistato da un cantautore è il top. Ma dove sta? Abruzzo, Lugano, Como, Torino. Quando torni a casa? Casa mia, Alfredo. Allora, torno in Abruzzo il 28 di febbraio. Adesso sono a Torino, nella città esoterica. Sì, è grande, vabbè. Senti, difficile fare domande a un amico, che tra l'altro sei una di quelle persone, fatelo dire, dopo pochi minuti sembra di conoscere da una vita. Però, ma sì, perché noi siamo schegge impazzite che facciamo parte di un unico mondo, e quando ci rincontriamo poi avvertiamo quella vita in comune che forse abbiamo avuto milioni di anni fa, però ecco, non voglio entrare in questo. No, cioè perché è Torino che mi ispira una certa Torino misticità. I miei santi murazzi. Senti, ma parto da questa cosa geografica, estetica, perché tu vivi da tempo a Lugano, ma perché il nord? È una forma di emigrazione la tua? Allora, guarda, il desiderio c'è sempre stato, perché Milano sappiamo tutti che insomma, certo, è la parte della discografia, insomma, degli eventi. Certo. E quindi io ho avuto un periodo brutto nella mia vita, insomma, fino all'età di 45 anni, così. E fino allora sono vissuto in Abruzzo, anche se giravo l'Italia, però la mia sede era l'Abruzzo. Poi ho avuto questa disavventura e ho avuto una specie di bisogno di scappare, insomma. Sì. E quindi è stata proprio una vera fuga alla ricerca di cosa non lo sapevo nemmeno, perché io ho preso il mio furgone e una mattina ho detto a mia mamma: me ne vado. Come un film proprio. Sì, poi sono arrivato, sapevo che a Milano potevo avere delle possibilità discografiche, così, anche di, insomma, di avverare dei sogni, anche in un'età avanzata, quindi non è che sono partito che ero ragazzino. Certo. Apro parentesi solo per dirti che io a 15 anni facevo il cameriere a Londra, quindi ecco, tanto per farti capire che è stato sempre un mio bisogno quello di viaggiare. Ma sai perché ti facevo questa domanda? Perché io e te, tu ancora di più perché sei un attivista musicale, ma ne parleremo, insomma, gli anni 90 da cui veniamo, la provincia era il cuore. Secondo te oggi è una limitazione, un vincolo, oppure non lo so come l'hai vissuta? Perché noi resta sempre la provincia il cuore pulsante di tutto, perché io sono approdato a Milano, però poi ecco, per fare un salto temporale, voglio dire solo questa cosa che è molto carina: io dormivo in autostrada con il furgone, quindi non è che sono andato in un albergo. Ho vissuto i miei primi giorni a Milano dormendo in autogrill con i camionisti, no? Che poi ho scoperto che non dormivo perché accendevano il riscaldamento, quindi i camion erano accesi.
E per fortuna poi mi ha ospitato una mia amica, e questo te lo dico perché dà risposta alla domanda che mi hai fatto. Mi ha ospitato una mia amica a Varese, e a Varese ho conosciuto il lago di Lugano, praticamente la provincia di Varese fa da confine con la Svizzera, e dopo qualche tempo, insomma, ho trovato una casa sul lago di Lugano, bellissima. E qua basta perché... No, questo per dirti che poi da questo piccolo paese vicino Lugano, parliamo di 15 chilometri, però io sono in un posto, insomma, in un residence, però è abbastanza isolato nel bosco. Basta, da lì poi ho conosciuto per altre vie, perché poi ho frequentato la TV svizzera, ma non ti dico come ci sono arrivato perché sarebbe troppo lungo, però. Anche perché non abbiamo... Sono arrivato lì e da lì ho conosciuto dei cantautori, ho fatto uno showcase in televisione svizzera, e in questo showcase ho conosciuto dei cantautori di Como. Sì. E quindi proprio i cantautori veraci, sai, quelli che suonano ancora nelle cantine, che hanno il loro mondo veramente, come dire, di un livello altissimo, però con una filosofia di territorio, no? Che bello. E quindi, ecco, quello che mi chiedi, cioè quanto sia importante la provincia, io ti dico che tutte le realtà della provincia poi non sono altro che un lievito per far crescere le canzoni che noi scriviamo, perché parlano solo di verità. Non c'è niente di costruito, ma nella provincia tu puoi raccontare la quotidianità. Certo. Senti, in breve c'è una cosa bellissima. Io tra le mani adesso, tra i vari dischi, ho Itaca. Certo, non è di fresca pubblicazione, ma è questo il punto. Molti tra di noi, e non solo, conoscono il tuo recente passato, purtroppo drammatico, con il Covid, ma significa anche rinascita, vittoria da una battaglia infernale. Hai riascoltato Itaca? Perché io ho avuto modo di farlo. Ci sono delle canzoni che hanno dentro una speranza nel tempo, una denuncia di quel che il tempo debba essere per te. Non so se è la mia chiave di lettura, ma trovo che questo sia un disco ancora più attuale oggi che per te, soprattutto, che ieri, non so. Sì, guarda, io ti ringrazio di questa domanda, di questa visione anche sulla mia vita, perché lo diciamo solo velocemente: sono stato intubato per tanti mesi, ho rischiato di morire, quindi ho avuto un Covid abbastanza pesante, 2 anni di ripresa, insomma. Sì. E allora quello che dici tu è vero. Io ho sempre scritto così, con la fantasia, cercando di mettere in risalto le problematiche esistenziali. Col Covid tutto questo si è reso, come dire, dalla teoria si è passata alla pratica, quindi mi sono ritrovato delle canzoni che io avevo così in qualche modo suggerito alla mia mente, ma che poi si sono avverate veritiere, perché adesso raccontano una storia, che è la mia storia del Covid, che tra l'altro è una storia di rinascita, proprio perché ho vissuto, sto vivendo questo problema della corda vocale paralizzata, e tramite questo percorso io non faccio altro che desiderare, come dire, una vittoria totale sul Covid, che mi ha frenato in qualche modo, ma che in realtà poi mi ha dato anche tante... Mi ha aperto un mondo, perché ho scoperto gente che mi vuole bene veramente. Adesso faccio dei concerti con la mia voce un po' diversa da prima, e tutti mi dicono, ieri sera per esempio ho fatto uno sconcert qui a Torino, e gente che non mi conosceva, che hanno apprezzato molto la mia voce, poi quando hanno saputo che avevo una corda paralizzata, insomma, ha avuto più valore ancora, quindi adesso sono... Dopo un anno di afonia, ecco, posso sbandierare che ce l'ho fatta, ma devo lavorare ancora, perché insomma il problema è grosso. Certo.
come fosse l'ultimo istante. Io pesco dalla tua discografia questo disco, e tra l'altro accompagnato da un eponimo libro di pensieri edito da Alessio Masciulli, e prendo uno dei miei brani preferiti di Alfredo Scogna, già te l'ho detto, Ho bisogno di luce. Alfredo, grazie, grazie di cuore per essere grazie stato con te, noi. Grazie a te Paolo, è stato bellissimo, grazie. Non vedo l'ora di riabbracciarti. Anche io, ciao Alfredo. Ciao, ciao, ciao. Sai, ho bisogno di luce, di giochi, di pace, di rabbia che tace. E ho bisogno di un abuso del giorno, di un abuso di un sogno e sentirlo addosso. Ho bisogno di luce tra le fessure delle mie porte chiuse. Il disordine avanza e ne ho abbastanza. E ho bisogno di essere accecato perché non veda più il mio passo. Ci sono dimensioni che voglio non guardare. Nella mente, sai, ho bisogno di luce, ma vivo tra pipistrelli inconsapevoli di un volo aliante. Sai, ho bisogno di luce, ma vivo tra cavalli imbrigliati e predatori d'anime. Sacrificio d'amore diventato rumore. E ho bisogno che il silenzio sia una visione da decifrare, sia quel benedetto rifugio dove capire e pensare. Cambiamo pagina, cambio di rotta, ma non cambio di direzione. È tempo ora di navigare dentro le pieghe di questo suo ultimo disco dal titolo Sono un figlio, anche disponibile in una preziosa release in vinile. Altra penna, altro artista davvero alto che di certo non ha bisogno di presentazione. L'onore e il piacere di trovarmi qui a Trans Europe Express con Ron. Ciao Ron. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao, che bello ritrovare. Senti, ma curioso, sei in quella casa dei gatti, quella di vetro, cos'è, la casa di tua sorella? No. Che bello. È la mia veranda. Ah, è la tua veranda, che sì. Bella, che bella. Sì, ci sono un po' di animali che girano, vanno di qua e di là, insomma. Che meraviglia. Senti, io ho scritto a lungo, come sai, insomma, ci siamo anche visti di persona questo disco, Sono un figlio. Io vorrei partire da un tono leggero, perché sono tante le domande ancora, mi sono levato di tono. Sì.
La prima cosa, io ho sempre detto, lo sai, insomma, un disco molto vicino tra di noi, molto a contatto con le persone, con il suo pubblico. Eppure, sai, questa copertina un po' pop, sai, un po' trasgressiva nei colori, accesa, psichedelica a tratti. Perché? Ma perché, guarda, questo fotografo, eccetera, che ho visto un manifesto di un cantante di un inglese, sì. E che non mi ricordo adesso il nome, però è uno che ha un nome, insomma, non è uno. E l'ho visto da lui e c'era questo effetto che mi piaceva molto, sì. Un effetto che appunto era pieno di colori, di colori su una fotografia, ecco, che lui ha lavorato, certo. E è uscito questo risultato che a me piace, nel senso che non è un, ma molto dignitoso, assolutamente, ecco. Sì. bello. Sì, infatti. Senti, disco che nonostante preziosi arrangiamenti anche digitali, perché insomma non si risparmia il tempo che viviamo, anche custodisce quel suono folk acustico di cui tra l'altro sei padrone. E ha tanti suoni, tante facce, quindi la domanda marzelliana è quale suono sei? Cioè, col senno di poi, sei più un acustico leggerissimo o quello prodotto, ragionato? Ma credo anche tutte e due le cose, sai, io sono partito da Donovan, per cui ero molto piccolo, giovane, però ascoltavo Donovan e mi piaceva il suo modo di toccare le corde della chitarra, come James Taylor, hai capito? Hanno questo talento innato dentro, per cui voglio dire, io li ho sentiti molto, poi ancora di più forse James Taylor, però devo dirti la verità che poi mi sono sentito molto anche negli anni Neil Young, quando suona la chitarra acustica, e invece lui è molto più carnale, diciamo, ma mi piace molto proprio per esempio il tempo di Con me fa fondo il mare di Lucio, sì. L'ho suonato io la chitarra acustica, sì. E proprio l'ho fatta come Neil Young usava, cioè dava delle manate sulle corde, sì. E che andava ad amplificarsi con il legno, insomma, con la casa, ed è un effetto molto bello. Per cui io, insomma, sono vari stili che ho toccato, insomma, non, ma comunque l'amo sempre di più perché la sento dentro tantissimo adesso la chitarra, molto più di prima. Che bello. Senti, un disco che ora ci avventuriamo più nel profondo, un disco che ha la sua centralità, ne ha diverse di centralità, ma penso che quella principale sia risieda nella figura e nell'amore di tuo padre, è un disco di storia, la tua vita. Sai, mm-hmm. che non posso esimermi da questa domanda, no, assai, certo. assai difficile, che spesso faccio a chi stimo davvero. La storia, Ron, per te, sì. È quello che accade o quello che si racconta? Ma per me la storia è quello che si racconta. Preferisco così, nel senso che abbiamo una fortuna di poter guardare indietro e vederla, la storia nostra, anche con gli occhi di un bambino, per cui la mia infanzia, la mia adolescenza, che non ho vissuto perché sono subito, insomma, con Sanremo, poi ho conosciuto Lucio, ho conosciuto altri personaggi che sì. hanno lavorato con me, e poi ecco, hai il ricordo proprio, cioè adesso come lo vedi, capito? Io certo. Allora mi ricordo come vedevo la mia famiglia e adesso la vedo con occhi più chiari.
Ecco, ma non perché ero più piccolo e basta, e forse non, certe cose non le ragionavo, ma proprio perché credo che sia normale che sia così, perché voglio dire, si cresce, e i figli cominciano a uscire di casa, eccetera, queste cose qua, per cui si diventa adulti anche quando non lo siamo, no? Per cui sì, preferisco raccontare quella storia perché ho due visioni, appunto. Bello. Riascoltandolo per l'ennesima volta a distanza di tempo, secondo te questo disco che tanto appartiene alla tua vita, ma sai che appartiene anche molto alla vita di noi altri? In fondo sì, e beh, sai, in fondo siamo tutti, cioè, tutte persone, no? Per cui voglio dire, abbiamo le stesse fragilità, chi più chi meno, chiaramente, per cui sì, certo, mi rendo conto, insomma, quando si tocca, non so, anche una canzone semplice come Annina, certo, che nel disco che parla di questa ragazza che non si piace, ma sai quante ragazze che sono disperate, non si sentono adatte, non so, ma la loro compagnia, ma no, perché mi guardano strane. Guarda, è una cosa veramente importante questa qui, sai quante ce ne sono, perché sento un brutte, per esempio, hai capito? Magari non è vero, sai, la bruttezza poi, hai capito, è la fortuna anche di chi la sa vedere bella, insomma. Certo. Ma no, mi chiedevo, perché è molto intimo questo disco, non so se è il più intimo che hai fatto, ma insomma sicuramente. Ma proprio perché diciamo l'ho fatto adesso, insomma, questi anni, ma soprattutto negli ultimi 4-5 anni, probabilmente anche sono cambiato dentro, insomma, sono anche un uomo molto maturo, per cui non sono più giovane assolutamente, compio 70 anni il 13 agosto, per cui mi piace questa cosa anche, cioè, l'accetto e ci gioco anche, perché tanto è così, non è che si può cambiare la storia, certo, no? Certo. Ma quando, perché mi chiedo questo? Perché molte canzoni che sono private poi diventano pubbliche, diventano nostre, ma quando si scrivono già si pensa a questa bipolarità delle canzoni, oppure viene da sé? Cioè, parlare del proprio padre e poi parlare automaticamente del ma padre. Guarda, sai, il fatto di parlare di mio padre era anche che durante la pandemia mi sono trovato un mio diario quando avevo 11-12 anni. Ah, che bello. Per cui sì, e per cui aprendolo, cioè, mi batteva il cuore quando l'ho visto, perché molti anni che non lo apro. Per cui quando mi sono soffermato su quella storia di mio padre e di mia madre, che loro stessi mi dettarono, hai capito? Segnatela, hai capito? Io me la sono segnata, hai capito? Per cui forse probabilmente non mi sarebbe mai venuto in mente, se no, capito? Per cui lì è stato il caso, è stata una magia bella, insomma. Meraviglia. Lo sai bene che Un'astronave nel cielo è forse la mia canzone di questo disco. Ed è così che voglio salutarti. Ma non sei l'unico, l'unico, Paolo. Davvero. Certo. Non stento a crederlo, ma prima di salutarci, per ascoltarcela, ti chiedo col senno di poi, pensi che questo disco sia nato perché il caos di un amore è divenuto felicità? Forse aver preso coscienza, ecco, di tutto quello che mi è successo in amore, per cui prendendo coscienza ho scavalcato e sono andato avanti, hai capito? Non ho niente da recriminarmi, hai capito? Non ho niente che mi fa soffrire, fortunatamente, insomma, io non sono meglio degli altri, però ecco, non, probabilmente poi nel tempo riesci in qualche modo a capire tante altre cose, insomma, quando abbiamo i nostri problemi che sono ancora sanguinolenti, è chiaro che stiamo male, ma poi una volta che la ferita si è non rimarginata completamente, perché certe cose non andranno mai via, hai capito? Però
la vedo con occhi più misericordiosi, voglio usare questo bello aggettivo. Bello. Un'astronave nel cielo, la tiriamo fuori da Sono un figlio, l'ultimo disco di Ron. Grazie Ron di essere stato con noi qui a Trans Europe Express. Grazie a te Paolo e a tutti gli amici che ci ascoltano. Ciao, grazie. Ciao. Cercami e nella vertigine trovami, ti porterò fuori di qui, da questo intreccio difficile, dove non potevi vedermi, perché non volevi vedermi, perditi che solo così potremmo raggiungerci. Pensami come una musica in mezzo al caos della tua vita. Adesso puoi distinguermi tra il rumore di niente. Ti fa paura l'amore, allora chiama la necessità, fa paura a tutti, ma poi diventa felicità. Se cerchi un tempo, una via, per capire dove andare, smarrisci il senso e stai con me. Fragili, siamo due anime semplici, ma in fondo va bene così. Saprai riconoscermi, saremo come la musica in mezzo al caos di questa vita. Da rumore niente. Ti fa paura l'amore, e allora chiama la necessità. Fa paura a tutti, ma poi diventa felicità. Se cerchi adesso una via per capire dove andare, arrisci il senso. Una sola nave nel cielo.